Allora, stiamo ripensando un po' al percorso che l'ha visto protagonista del progetto PEPS, quindi la costruzione dei profili di salute e i piani per la salute nel suo territorio. E quindi le chiediamo alcune considerazioni personali su questa esperienza e di costruzione di questo profilo. E prima di tutto vorremmo un po' capire quali sono le principali ricadute sul territorio che ha avuto il PEPS e se appunto viene utilizzato, se attraverso la lettura di questi dati si è comportato un metodo di lavoro diverso, eccetera. Sì, intanto le circoscrizioni sono un po' un'anomalia, nel senso che sono un livello amministrativo, però rientrano nel livello comunale, quindi Torino ha queste 10 circoscrizioni, questo vuol dire che probabilmente le ricadute deriveranno a livello centrale. Ciascuna circoscrizione ha fatto un suo percorso di approfondimento del proprio territorio. È però difficile pensare che un'area urbana in cui c'è una forte interazione quotidiana, il singolo territorio circoscrizionale possa essere vissuto come una comunità. I residenti sono fruitori della città, probabilmente non di tutta la città, ma di una città molto ampia che supera l'ambito della circoscrizione. E questo vuol dire che il PEPS dovrà essere necessariamente unitario, con l'apporto di questi 10 territori, però all'interno di una logica necessariamente unitaria. Noi come territorio abbiamo sia delle opportunità da offrire alla città, perché abbiamo, diciamo, ad esempio un territorio che ha al suo interno circa metà della collina e ha ampissime aree verdi, di sponde fluviali, eccetera, eccetera, per cui possiamo mettere in disposizione della città questo patrimonio da cui i torinesi possono trarre dei benefici anche in termini di salute, di socializzazione, di divertimento, di svago. Al tempo stesso non abbiamo grandi problematicità legate ad esempio a rischi molto sanitari derivanti da attività industriali produttive, perché sul nostro territorio, purtroppo devo dire, ma comunque sono scomparse quasi tutte le fabbriche. Abbiamo come dato negativo che emerge fuori con forza il dato dell'inquinamento prevalentemente da traffico, anche questo però è un dato da diffondere in tutta la città, un dato unitario, mentre uno specifico nostro è sicuramente l'alta densità di popolazione immigrata, che peraltro si concentra in alcune aree, ovviamente attorno all'area di Porta Palazzo, nelle borgate limitrofe. Quindi come problematicità nostra più forte avremo questo dato della popolazione immigrata che ha raggiunto densità significative. Gli altri fenomeni sono fenomeni più di ambito cittadino, per cui risulterebbe abbastanza arbitrario addebitare al singolo territorio. Così come rischia di essere, cioè, molto arbitrario e abbastanza deformante il fatto di pensare che, come dire, al cittadino si possa garantire sul territorio una pluralità di servizi che sappiamo benissimo in questa fase di crisi economica: mancano risorse, mancano strutture, mancano le condizioni per estendere i servizi e il rischio è addirittura quello di contrarli. E rispetto invece alle ricadute per l'organizzazione che rappresenta, il PEPS ha portato nuove modalità di lettura del territorio, di comunicazione dei dati, modalità di interazione con la popolazione, capacità di lavoro diverse, più Sì, ampie. ma come tutti i processi in cui, come dire, si condividono obiettivi.